Teatro sperimentale, arte viva a Caselle in Pittari, nella chiesa di San Rocco è andata in scena la performance Passio, tratta da un'idea del regista Paolo Antonio Simioni e incentrata sulla sofferta interpretazione di Alessia Pellegrino, giovane attrice originaria di Caselle con un curriculum di tutto rispetto che le ha permesso di lavorare come performer in Italia e all'estero e di ricevere nel solo 2017 10 premi con un cortometraggio approdato anche al Festival di Cannes. Sull'altare maggiore Alessia Pellegrino ha portato la passione di Cristo, riletta e raccontata attraverso la memoria, gli occhi e il corpo dei personaggi femminili dei Vangeli. Attraverso di lei si è vista Maria rievocare e rivivere a posteriori, attraverso azioni, gesti e movimenti sottolineati dalla musica, la sofferenza di Cristo. Il corpo della Madonna è diventato quello di Gesù, che trascina la croce, cade, prega, soffre, in un crescendo in cui appaiono anche la Veronica e le altre Marie a cantare in maniera corale, pur senza suoni né parole, la colpa dei carnefici e la purezza del dolore. L'idea nasce sul solco di una sperimentazione che stiamo portando avanti da anni, io e Alessia, che parte dal metodo Stanislavski, di cui siamo specialisti, e che poi arriva fino alla creazione di un nuovo stile che stiamo elaborando, che vorrebbe idealmente abbracciare anche gli stilemi del teatro orientale. E quindi è un lavoro che comprende pochissimo utilizzo della parola, molto del corpo, che Alessia come attrice sa dominare come poche altre, e quindi è un lavoro molto impostato su azioni fisiche e stati emotivi che arrivano a una forma di narrazione che non parla la mente, ma avvolge il pubblico parlando con altri linguaggi. E in questa sperimentazione a rendere vivo il messaggio e a rimanere impresso è stato proprio il volto di Alessia e la sua capacità di riflettere le emozioni con il silenzio e la sola forza dell'espressione. Sono il canale, cerco di essere il più libera possibile, più vuota possibile per farmi attraversare da temi, stati emotivi, immagini che in questo caso sono più che chiare, forti e profonde.